Sabato 26 e domenica 27 ottobre in piazza Plebiscito tornano le giornate napoletane della salute, presentate oggi a Palazzo San Giacomo. Dalle 9.30 alle 18 sarà possibile effettuare gratuitamente esami diagnostici e visite mediche e partecipare a incontri specialistici sulla prevenzione delle malattie, sulla corretta alimentazione, sulla salute dei bambini e su molti altri argomenti sanitari. Una serie di iniziative che mai prevedono una patologia, ma sempre un approccio preventivo a quelli che possono essere i problemi dei bimbi, quali l'eccesso ponderale, piuttosto che la magrezza, piuttosto che alcuni disordini anche del comportamento, od anche alcuni aspetti di carattere, diciamo, complessivo, di approccio complessivo alla salute dei bambini. Realizzate dal Comune di Napoli in collaborazione con le Università Federico II e Vanvitelli, gli ospedali cittadini, gli ordini professionali, le associazioni e le società scientifiche del territorio, le giornate napoletane della salute prevedono un fitto calendario, il programma completo su www.comune.napoli.it. Oggi abbiamo difficoltà nell'accesso alla salute di tante fasce della nostra popolazione, le persone più anziane, le persone più marginali, le tante comunità di stranieri che vivono nella nostra città, e questa è un'occasione per porgere una porta di accesso, un contatto diretto con le tante strutture sanitarie di eccellenza che noi abbiamo in città e nell'area metropolitana, per avviare un percorso, fare prevenzione, avviare uno screening, un modo per essere più vicini ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Effettivamente siamo alla terza edizione, un evento fortemente voluto dal sindaco Manfredi che vede protagonista un po' tutta la sanità, diciamo, dell'area metropolitana. È un'occasione per far conoscere anche le eccellenze della nostra, del nostro territorio, ma anche per cercare di intercettare quei soggetti che oggi, grazie purtroppo a seguito della povertà sanitaria che dilaga sempre di più, rinunciano alle cure. Quindi è un modo per intercettare quei cittadini che sono uscite dalla filiera della cura, e anche un momento di inclusione per le tante comunità che hanno scelto di vivere la propria vita nella nostra città.